Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco, una voce dalla nube che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Dicevo a padre Francesco, dopo che mi hanno prelevato e mi hanno portato qui. La salma si preleva. Si prelevano anche i soldi, si prelevano tante cose. E quindi anche le persone si prelevano. I preziosi. I preziosi. Io, guarda che sono fuori allenamento, perché da un po' che non frequento gruppi carismatici. Alzare le mani, quindi, perché i gruppi carismatici li conosco abbastanza bene e di varie estrazioni, però da un po' di tempo, insomma, ecco, non partecipavo a un momento di preghiera così entusiasta, e quindi la difficoltà di alzare le mani, però pian piano mi sono un po' inserito. Ecco un po' quello che è accaduto ai discepoli, no? Ai discepoli sul monte. Non hanno compreso immediatamente che cosa stava accadendo a Gesù. E Gesù se li era portati sul monte. E sul monte fu trasfigurato. E qual è fu la reazione di Pietro? Signore, è bello per noi restare qui, se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Un po' come me, no? Cioè non aveva capito niente, non aveva capito proprio niente di quello che stava accadendo a Gesù. È rimasto sconvolto da questa esperienza di estasi, da questa esperienza di illuminazione, perché è un'esperienza di luce la trasfigurazione.
È un'esperienza sfolgorante, un'esperienza in cui l'elemento luce la fa da padrone. Fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Così, dice Matteo, il suo volto brillò come il sole. Quindi pensate, questi poveretti, Pietro, Giacomo e Giovanni, a un certo punto vedono questo volto di Gesù che emanava luce. E vedono anche queste vesti diventare candide come la luce. Probabilmente Pietro, Giacomo e Giovanni sono stati dinanzi a una esperienza un po' particolare, un'esperienza mistica, potremmo dire, può darsi, anzi certamente, ma erano dinanzi a una manifestazione, potremmo dire, per usare una bella parola, una teofania, vedi come ci siamo intesi subito. E so che la sanno, la sapete, cos'è la teofania, ecco, siete acculturati dal punto di vista teologico, e ci comprendiamo, parliamo la stessa lingua. Ecco, una manifestazione straordinaria, una manifestazione di luce, anche l'epifania in qualche modo, no? È una teofania, quando Dio appare a Mosè sul monte, si manifesta, beh, sono tante le teofanie raccontate nella scrittura. Ma quello che è centrale, ecco, è questa rivelazione da parte di Gesù. Vedete, la liturgia quaresimale, la liturgia della parola, abbiamo iniziato con le tentazioni domenica scorsa, ecco, poi procederemo nelle altre domeniche riflettendo un po' su alcune figure importanti, no? Alcuni incontri importanti di Gesù con alcuni personaggi. Questo brano di oggi sembra un po' stonare con il clima penitenziale, il clima di passione, ma non è proprio così, sapete? Anzi, questo brano oggi ci permette di interpretare tutta la Quaresima, e possiamo leggere la Quaresima e anche la nostra vita, anzi lo facciamo, l'abbiamo fatto prima poc'anzi nella preghiera, no? La nostra vita non è sempre rose e fiori, la nostra vita non è sempre in discesa, la nostra vita non è sempre facile, per quanta fede possiamo avere, ma i problemi l'avemo. C'è la crisi di cui tanto si parla, e che c'è effettivamente, ci sono sofferenze, ci sono malattie, ci sono prove, ci sono separazioni, lacerazioni, sentivo anche questi termini nella preghiera. E allora la trasfigurazione di Gesù ci rimanda un po' a quella che è la risurrezione. È vero che la passione c'è, ma la passione è collegata alla risurrezione. La trasfigurazione è legata alla passione, e proprio Gesù si rivela ai suoi per dirgli: guardate, sì, mi andrà a finire male, però guardate che sono Dio. Mi andrà a finire su una croce, ma sono Dio. Mi andrà a finire, mi schiaffeggeranno, eccetera, eccetera, però risorgerò. E quindi diventa per noi una chiave di lettura la trasfigurazione. La trasfigurazione che cos'è? Se non sinonimo di bellezza, se non sinonimo di gioia, se non sinonimo di vittoria sulla morte, la vita che vince sulla morte, la luce, per usare questo simbolismo e per usare proprio questo contesto nel quale avviene la trasfigurazione, è un contesto di luce. Ecco, la luce ci avvolge, la luce diventa per noi stella che ci guida, quella luce che ha guidato Abramo, quella luce che ha guidato Paolo, Timoteo. Ecco, noi siamo immersi in questa luce, e questa luce è sinonimo di bellezza. Dio è bellezza, e la trasfigurazione è un dirci,
Gesù con la trasfigurazione sta dicendo a Pietro, Giacomo e Giovanni, che rappresentano tutti i discepoli e quindi tutta la Chiesa di ogni tempo, guardate che Dio è bellezza. Guardate che credere è bello. Guardate che l'avventura cristiana è un'avventura bella. Guardate che seguire il Padre mio è bello. E noi l'abbiamo manifestato anche con il canto, l'abbiamo manifestato con una preghiera anche allegra, ricca di armonia. Ecco, Gesù oggi ci dice questo: guarda la luce, lasciati attrarre dalla mia luce. E vorrei dire a ciascuno di voi e a me, oggi siamo sollecitati da questo brano a guardare le cose belle che il Signore ci ha dato, a guardare le cose positive che il Signore ci ha dato, a guardare le persone buone che ha messo accanto a noi, a ricordare le parole buone che abbiamo ricevuto in qualche momento, e quindi ringraziare il Signore, perché Dio è bellezza, Dio è luce, e in Lui non ci sono tenebre, e le tenebre dinanzi alla luce muoiono, le tenebre dinanzi alla luce sfolgorante perdono della loro intensità, perché la luce è più forte delle tenebre. Sapete, noi abbiamo una grande fortuna, che siamo del sud, che siamo meridionali. Io sono orgoglioso di essere meridionali, e penso anche voi, perché non penso che c'è qualcuno qua della Lega o del nord, no? Almeno mi auguro. Ah, ce ne sono due. Ah, in streaming. Salutiamo anche i leghisti. Noi siamo meridionali, noi siamo del sud, e più a sud c'è l'Africa, e più a sud ci sono i paesi poveri del mondo, e più a sud c'è più sole, e più a sud siamo più il Signore ci ha dotato, non l'abbiamo scelto noi, di più luce, e quindi potenzialmente siamo più illuminati, che ne dicano quelli del nord, che ne dicano, è un fatto scientifico, siamo più illuminati, siamo più solari. E però attenzione, perché possiamo anche rimbambire, perché il sole picchia la testa. Ecco, infatti, perché dico questo? Perché pare che ci sia un'osservazione scientifica che dice che i popoli del nord del mondo sono un po' più depressi o sono più esposti alla depressione, mentre i popoli del sud sono meno depressi. Ma attenzione, non so se noi siamo del nord o del sud a questo punto, però se andate in Africa, se andate nei paesi poveri, e Papa Francesco ci sta facendo riscoprire, ci fa ricordare anche il luogo da dove lui viene, io sono stato anche in Africa, tanta povertà, ma tanta serenità in tanti volti, tanto benessere anche se c'è la crisi. È vero che prima era 1 su 10 a essere povero, oggi sono, dicono le statistiche, il 25% della popolazione che vivono situazioni difficili dal punto di vista della povertà materiale, e il 75% dovrebbe essere tranquillo e sereno, ma lo è? Allora tutti abbiamo bisogno di questa luce, a prescindere se siamo del nord o del sud, e questa luce è Gesù, questa luce è il nostro Signore, a cui vogliamo guardare, a cui guardiamo insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, e ci lasciamo attrarre da questa luce. Certo, facciamo attenzione, perché anche noi possiamo cadere nel tranello di Pietro. E qual è il tranello in cui cade Pietro? Pietro pensava che questo momento di luce dovesse durare chissà quanti giorni, e invece durerà quel tempo che descrive qui l'Evangelista, perché poi dovranno scendere giù. E Gesù dice: non parlate a nessuno di questa visione finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Quindi c'è un momento di grande luce nella nostra vita,
anche a livello proprio di esperienza spirituale, di esperienza mistica, ma poi questa luce lascia il posto ad altro e poi magari ritorna, eh? E poi lascia il posto ad altro. Allora questa luce, questa trasfigurazione di Gesù e questa nostra stessa trasfigurazione, in fondo che cos'è? Ecco, voi siete saliti sul monte, quanto si arriva qua? Ci vuole, però l'ho trovato subito, quasi subito. Perché? Perché? Perché è via delle colline e conoscevo la via delle colline. E dove si arriva? Si arriva su un monte, su un'altura. Ecco, noi siamo saliti sul monte per trasfigurarci, e adesso si trasfigurerà anche nostro Signore in quel pane e in quel vino, si trasfigurerà in ciascuno di noi, si trasfigurerà nella sua Chiesa, nel suo popolo santo. Ma questa trasfigurazione poi ce la dobbiamo portare con noi. Questa luce ci deve fare compagnia già da stasera, quando ci corrigheremo, quando penseremo a cosa dovremo fare domani. Questa luce ci deve accompagnare, ci deve accompagnare perché è la nostra forza, perché è la nostra certezza, è la nostra speranza. E veramente dobbiamo pregare il Signore con le parole del salmista: donaci Signore la tua grazia, in te speriamo. Però è più bella l'espressione, ecco perché avete letto dal foglietto, perché donaci Signore il tuo amore, in te speriamo, è più bello, comprendiamo di più, anziché dire grazia, donaci Signore la tua grazia, donaci Signore il tuo amore, in te speriamo. Ed ecco che con il suo amore noi possiamo sperare, con il suo amore noi possiamo camminare, con il suo amore noi possiamo dare altrettanto amore, con il suo amore possiamo portare luce nel mondo, con il suo amore possiamo essere luce per gli altri, con il suo amore possiamo affrontare le tentazioni di ogni giorno, con il suo amore possiamo andare avanti e andare anche oltre i peccati che commettiamo giorno per giorno, con il suo amore, ecco, ci proiettiamo verso l'infinito, verso la bellezza, verso la luce, verso questo sole che non tramonta. Gesù è il sole che non tramonta. Ecco perché noi siamo forti, perché lui è il sole che non tramonta, è sempre acceso, è una lampada sempre accesa, è una lampada che porta sempre luce nella nostra vita, nella vita della Chiesa. Questo Papa Francesco, al di là di tutto quello che possono dire gli intellettuali, ma la gente è entusiasta, sente questa luce, vede questa luce, tocca questa luce e vede che dal suo volto emana una luce, si emana una luce, dal suo volto si sprigiona una luce che non è la luce della sua competenza teologica, che non è la luce della sua competenza umana, ma è una luce che viene da Dio, è una luce che viene da un'esperienza vera, autentica, non artefatta, è una luce che viene da un suo modo di essere, è una luce che viene dal suo rapporto con Dio. Poi ognuno ha il suo modo di trasmettere la luce, ma questa luce è bene che si veda. Vedano le vostre opere buone e diano gloria al Signore, ci dice Gesù sempre nel Vangelo di Matteo. Voi siete la luce del mondo, noi siamo la luce del mondo, ma come siamo? Ma una lucina dobbiamo essere in qualche modo, in qualche misura. Allora chiediamo al Signore in questa Eucaristia di entrare nella logica della trasfigurazione, di lasciarci illuminare, e chiediamo al Signore di lasciarci trasfigurare per essere nel mondo quella luce di verità, quella luce di carità, quella luce di attenzione ai fratelli, quella luce che porta calore soprattutto nelle situazioni più complicate, nelle situazioni più difficili. Il Signore ci chiama ad essere luce per gli altri, e possiamo esserlo, e dobbiamo esserlo, e cerchiamo di essere luce, luce lì dove c'è il male, lì dove c'è la sofferenza, lì dove c'è la povertà, lì dove c'è un problema, un disagio. Noi siamo chiamati ad essere luce, e luce vuol dire carità, luce vuol dire amore, luce vuol dire condivisione, solidarietà, fraternità, fratellanza, tutto questo. Allora il Signore metta nel nostro cuore il desiderio di essere luce,
ma una luce vera, una luce autentica, una luce che si propaga e si propaga anche attraverso gesti concreti, una luce che si manifesta anche attraverso opere concrete di amore, di carità, a seconda dove il Signore ci chiama, dove ci mette, perché io sono certo che il Signore ci mette sempre accanto le situazioni che noi possiamo affrontare, non ci dà mai un carico superiore alle nostre forze e siamo chiamati a dare amore, carità, gioia, luce lì dove il Signore, ecco, ci pone. Preghiamo gli uni per gli altri perché possiamo essere questa luce, questo amore, questa carità, perché possiamo vivere nel mondo portando quella giustizia, portando quella solidarietà che il Signore attende da ciascuno di noi.